E direi che è giunto il momento di assistere alle premiazioni. Stasera si è giocata la Supercoppa Europea del Jack e la Super Jack Cup, nome molto simile ma contenuti nettamente differenti. Nella prima non c'è stata sfida, nella seconda si è assistito ad uno spettacolo grandissimo, al Fulmicotone, un finale eccezionale. Ed ecco le coppe che fanno ingresso in campo. Sì, abbiamo visto nel primo match i gol, forse due compagini che non erano dello stesso livello. Abbiamo già parlato della superiorità dei gialloneri del Borussia Dortmund. Nella seconda partita invece abbiamo visto le emozioni, abbiamo visto magari meno un tasso tecnico meno elevato, però abbiamo visto il cuore, la grida dei ragazzi che volevano portarsi a casa la Coppa. E siamo qui al cerchio di centrocampo del Centro Sportivo Maracanà. Stasera tanto bel calcio per un antipasto succulento del trofeo Jack, ed è arrivato il momento delle premiazioni. Iniziamo dalla Tennessee Cup. Tennessee Cup che è stata vinta dal Bayern Monaco. Invito una rappresentanza, i calciatori del Bayern Monaco qui a ritirare la coppa, che verrà consegnata dalla Jackina Paola Nuzzo, qui, che ha custodito sapientemente le coppe. Ritira la coppa Francesco Iovino, vuole il bruco, vieni da solo. Fabio. Ritira la coppa, ritira la Tennessee Cup. Francesco Iovino, estremo difensore del Bayern Monaco. Ed ecco il trofeo. La foto un attimo di rito. Taglielo questo. Foto di rito. Perché è una lunga stagione, uno spettacolo di incommensurabile valore quello che attende il Jack nella stagione 2014-2015. Proseguiamo rapidamente questa premiazione con la Super Jack Cup 2014-2015, la coppa che è stata vinta dal Borussia Dortmund in un confronto stravinto, dominato contro l'Inter col punteggio finale di 12-1. E invito qui i calciatori, una delegazione del Borussia Dortmund, per ritirare questo trofeo di inizio stagione. Ritira la coppa Michele Prisco, il presidente Francesco Spina e Bruco Scafuro Domenico, sponsor tecnico. Ed ecco la coppa che passa fra le mani del Borussia Dortmund. Foto di rito con trofeo e Jackina. In ogni caso proseguiamo con il trofeo più importante, la Supercoppa Europea Jack 2014, combattuta in una sfida al Fulmicotone fra il Porto, campione di Europa League, e il Valencia, che l'anno scorso ha dominato in Champions e anche stasera ha bissato il successo, avendo ragione per 6-5 del Porto. La squadra è qui e la invito a ritirare il trofeo, guidati da un leader instancabile come il capitano Adinolfi, che si approccia alla Supercoppa Europea e riceve il trofeo. Valencia, campione della Supercoppa Europea 2014. Per chiudere, il capitano avvicina la coppa alle telecamere. Perché il capitano è affezionato alla vittoria e gli piace vincere
le coppe. È arrivato il momento di chiudere questa lunga, questa estenuante diretta. Siamo qui con l'organizzatore Adinolfi. Un'ultima dichiarazione per stasera? È stata una bella serata, non è andata bene a livello individuale con la mia Inter, però sono contento per lo spettacolo che abbiamo mostrato stasera. Grazie anche a voi, sia Giorgio Lisio, sia a te, sia a Isidoro, che ormai sono ore che è in piedi con la telecamera in mano, ti ringraziamo. Grazie anche ai collaboratori Fabio Testa, Felice Paolo Panico. Una parola anche, forse volevo dire una parola veloce perché dobbiamo chiudere. Ringrazio anche Paoletta che ha aspettato qui fino a luna, Anna che è le ballerine di prima. Volevo solo dedicare la coppa a chi mi ha abbandonato quest'anno, ma soprattutto a chi non mi ha abbandonato dopo la vittoria della Champions e mi ha portato ancora una volta a vincere. Ringrazio i miei ragazzi, grazie. Chiudo con una frase: il trofeo Jack è tornato. Il trofeo Jack è tornato ed è in esclusiva su Video Nola, media partner di questa bellissima manifestazione. Siamo qui e siamo pronti a chiudere questa lunghissima maratona televisiva. Ringraziamo il trofeo Jack, la rappresentanza di Jackine e ballerine a fuochi d'artificio di tutte e di più. Ringrazio la mia spalla Giorgio Lisio, ringraziamo il Centro Sportivo Maracanà, il Conad, sponsor ufficiale di questa bellissima manifestazione, Royal Sport. E per stasera è tutto da me, Gian Domenico, e da Giorgio. Buonanotte e alla prossima!